E adesso passiamo al, al nostro professor Pier Giorgio Spaggiari, che è una pietra miliare, si laurea in fisica, diventa responsabile delle apparecchiature di fisica nucleare per una multinazionale, estendendo ricerche in oncologia. Si laurea in medicina e chirurgia e si specializza in medicina dello sport. Viene assunto come ricercatore all'Istituto di Tecnologie Avanzate del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove riveste il ruolo di assistente del Presidente. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali. Il professor Pier Giorgio Spaggiari ci parlerà del principio di funzionamento e razionale scientifico della biofisica e il ruolo del dispositivo S-Drive. Grazie. Grazie. Dunque, io ho sentito la relazione di Giorgio e quindi penso che mi attaccherò un pochettino a quello che lui ha detto. Ovviamente non farò una lezione di fisica, sia ben chiaro. Anche se sembrerebbe quasi che la fisica, e questo è un concetto che io voglio trasferire a tutti voi, sembrerebbe quasi che la biofisica sia qualche cosa in contrasto con la biochimica. E questo è un assurdo, non è per niente vero. La biofisica è senz'altro sinergica alla biochimica, quindi non siamo una cosa diversa. Parliamo forse linguaggi diversi, sì, è vero, perché se io mi mettessi qui a farvi una lezione di fisica, voi uscite tutti e rimango da solo. E invece vi devo dire che la biofisica rappresenta l'altra faccia della stessa medaglia. Poi, avendo il tempo limitato, io non potrò dimostrarlo, ma sono emersi alcuni concetti nel discorso che ha fatto Giorgio. Ha parlato di concetti di risonanza, ha parlato di onde, ha parlato di segnali. Oh, ma tutti questi termini sono fisici, non sono medici. E allora vedete bene che qui c'è qualcosa da chiarire. Mettiamoci d'accordo sui linguaggi. Allora io, per farvi capire bene che cosa voglio dirvi, senza utilizzare formule alcune, io ho portato qui due strumentini che forse tutti voi conoscete, li porto sul tavolo lì perché sennò lì vedono solo questi signori che sono alla mia sinistra. Guardate, ho portato una forchetta, eccola qua, che tutti voi conoscete, questo è un diapason, e ho portato un'altra forchetta che è esattamente identica, precisa. La vedete? Eccola qua. Ho portato queste due casse perché sennò non riuscivo a tenerle in mano. E adesso voglio farvi vedere cosa significa concetto di risonanza. Ho un martelletto, io adesso citerò il primo diapason, questo, facendo vibrare uno dei bracci del diapason. Ovviamente, aspetta, tiro via questo, è chiaro che questo oscilla. Il braccio fa questo, si muove e genera un suono. Adesso io prendo questo, che è esattamente uguale a questo qua, e cito questo qui e vediamo che cosa succede. Ho bloccato quello che io ho citato, ma va avanti questo. E come si può spiegare questo fatto? Si può spiegare nel dire che la condizione perché questo si metta di nuovo a vibrare, pur non essendo stato eccitato da me, perché io ho citato questo,
è che i due sistemi siano esattamente uguali. Allora, questa è una risonanza meccanica. Io eccito uno, lo rifaccio. Ok. E adesso Giorgio ha parlato, utilizza sempre un esempio che io faccio che è molto significativo. Ho portato una bellissima radio antica. Faccio la collezione di radio antiche. Questa qui è una radio, vedete? Eccola. Allora, questa qui, Giorgio diceva, ma qui ci sono delle onde, in questa sala ci sono onde? No, non le sento, non le vedo, non le percepisco. Ma io arrivo con una radio. Spero che funzioni perché abbiamo fatto un viaggio insieme. E che cosa succede? Attenzione, aumento il volume, giro una manopola che si chiama sintonia. E che cosa succede? Che questa radio qui è in grado di captare segnali strani. Giro ancora. Giro ancora. Giro ancora. Basta. Questa radio deve avere nell'interno un circuito che noi fisici chiamiamo risonante, su che cosa? Su una frequenza, su un'altra frequenza se io cambio qualche cosa della sintonia, su un'altra frequenza, ma voi avete sentito qui qualche onda elettromagnetica, ma manco col cavolo. Allora, è un circuito risonante. E come è fatto questo circuito risonante? E poi arrivo a fare il medico, eh? Il circuito risonante è fatto così, guardate. Prendo un filo, lo avvolgo. Eccolo qua, guarda. Basta, mi sono scocciato. Collego questo filo avvolto. Ok, che cosa ho fatto? Ho un filo avvolto, adesso vi farò l'esempio sul mio corpo, ho preso un filo avvolto, l'estremità del filo di finale e iniziale, lo collego con due piastre, eccole qua. Questo lo chiamo condensatore e questo lo chiamo, come filo avvolto, lo chiamo L, induttanza. Ho detto non faccio una lezione di fisica. Ma dentro quella radio c'è un circuito del genere. E che cosa faccio io quando faccio variare la sintonia? Non faccio altro che prendere quelle due piastre e portarle più in alto, più in basso. È chiaro che cambiano le condizioni fisiche di queste due piastre e quindi necessariamente fregatevene di quello che scrivo io. 1 diviso 2 pi greco radice di LC. C diventa variabile e guardate cosa succede, che la frequenza diventa variabile. Certo, ogni qualvolta io vario il condensatore, che si chiama condensatore variabile, non a caso, cambia la sua frequenza. Quindi è in grado di risuonare sulla prima frequenza, sulla seconda frequenza, sulla terza, la quarta, la quinta. E se arrivo qui con una televisione, la radio non è in grado di sentire i segnali della televisione. E uno potrebbe domandarsi, oi, perché? Perché? E perché vuol dire che la gamma di frequenze televisive sono molto diverse rispetto alla gamma delle frequenze della mia radio. Quindi la radio funziona su una gamma ben precisa,
la televisione su un'altra, il vostro telefonino che è là, che avete tutti in tasca, funziona su una gamma di frequenza molto diversa. E i circuiti sono circuiti risonanti. Allora uno può dire, cioè, hai rotto le tasche, cosa vuol dire questo fatto? Vuol dire che adesso faccio il medico davvero. Ma Giorgio ha parlato della cellula, dei mitocondri, ma dentro la cellula che cosa c'è? C'è il DNA. E il DNA, che poi voi sentirete, i miei amici parlano in maniera molto approfondita del ruolo del DNA, ma il DNA non è altro che una doppia elica, sì, certo. E la doppia elica non è collegata con delle proteine, sì, certo. Bene, non faccio una lezione di fisica, ma sappiate che il DNA è un circuito oscillante. Ecco perché sono dovuto partire di qua. Ma vuoi dire allora che il DNA è questo? L'equivalente del DNA fatto doppia elica e compagnia bella è questo? Sì, la risposta è sì. La risposta è sì. Ah, ma allora il DNA è in grado di ricevere. E se è in grado di ricevere, sarà in grado anche di trasmettere. Giorgio ha fatto l'esempio che io faccio sempre, ma non ve lo dimostro perché non ho tempo, che cosa il cuore emette. Emette corrente, certo, lo vedo. E la corrente genera campo elettromagnetico. Vuol dire che questa dottoressa qui, in questo momento, sta generando un suo segnale su di me. E io sarei in grado di riceverlo? Sì, signore. E il cervello? Genera corrente. A seconda dove io vado a esaminare la parte del cervello, genera corrente. E quindi campo elettromagnetico. Allora vuoi dire che il suo cervello sta irradiando su di me? Sì, signore. E allora mi pongo una domanda. Ma il cuore? Sì. Cervello? Sì. E il pancreas? No, come il pancreas no. Ma che cavolo dici? Ma anche lì dentro ci sono le cellule, anche lì dentro c'è il DNA, anche lì dentro ci sono i circuiti oscillanti, quindi? Sì, signore, la risposta è sì. Ah, ma allora noi siamo una macchina al di là di tutto quello che abbiamo studiato in medicina. Siamo una macchina in grado di generare segnali elettromagnetici. Siamo in grado di ricevere segnali elettromagnetici. Ma io ho vinto la mia battaglia, l'ho vinta. Uno dice, ma tu sei scemo, sei partito dalla fisica, che cavolo c'entra la fisica con la medicina? No, ho vinto. Perché ho vinto? I due fisici che hanno inventato lo strumento più potente, migliore, che viene utilizzato da noi medici ormai, in modo generale, si chiama risonanza magnetica nucleare. Ho vinto io. All'inizio, quando sono partito, dicendo, ma insomma, ma perché andiamo sempre sulla biochimica? È sacrosanta la biochimica. Ma la reazione che la risonanza magnetica ti dà quando infili un corpo dentro non è biochimica. È biofisica. E cosa fa la risonanza magnetica? Cosa fa? Per farti vedere delle immagini che sono meravigliose e stupende. Tessuti duri, tessuti molli, tessuti cerebrali, tessuti vascolari. Orco, ti dice tutto. E come funziona? Perché i miei colleghi medici li metto in ginocchio. Ma le immagini sono bellissime, certo, le interpreto, guarda che meraviglia che vedo. Ma fammi capire perché. Perché se ci metti dentro un sasso nella risonanza magnetica, no, metto dentro un sasso, cosa ottengo di quel sasso? Vedo la struttura interna del sasso, ma manco per sogno. Cosa vuol dire? Che il sasso non risuona. No, sbaglio,
sono un approssimativo, vuol dire che non risuona in quella gamma di frequenza che io utilizzo. Se vado a frequenze maggiori, probabilmente vedo la struttura interna del sasso. Ma per il corpo umano? Risonanza. Eccola qua. Risonanza. Magnetica. Non ci vuole, è un genio per capire che il radiologo fa variare il campo magnetico. Certo, si chiama risonanza magnetica, quindi vuol dire che quello lì fa e voi sentite boom 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 che sembra delle esplosioni, che fa? Non fa altro che cambiare la corrente di eccitazione della bobina che crea, guarda caso, campo magnetico. E manca un elemento nucleare. Nucleare, per farvi capire, non è certo un'esplosione nucleare. Metto dentro un corpo, mi ritorna fuori tale quale. Quindi nucleare cosa vorrà dire? Che è lo studio del comportamento di un nucleo. Vuol dire nucleare, vuol dire che lo studio del comportamento di un nucleo. E quale nucleo c'è? Ah, i nuclei ce ne abbiamo a iosa nell'interno del corpo umano. Ma qual è quello che dà maggior significato a tutto? Che è presente nei tessuti duri, molli, cerebrali, vascolari, eccetera, eccetera, è l'acqua. L'acqua. E nell'acqua qual è il nucleo più importante? Perché c'è l'idrogeno, che sono due, l'ossigeno, che è uno, e quindi io scelgo quello che ha maggior presenza, ovvero l'idrogeno. Allora abbiamo scoperto tutto. L'acqua ha un ruolo importante, fondamentale. Il nucleo che vado a scegliere è l'idrogeno. E a questo punto l'idrogeno è dentro la cellula, sì signore, è fuori dalla cellula, sì signore, è presente lì nel duro, presente nel molle. Ottimo, allora abbiamo capito tutto. Risonanza. Lei risuona in questo momento mentre io sto parlando con lei, non soltanto perché la mia voce fa risuonare il suo timpano, risuona perché sta acquisendo la energia che io emetto attraverso tutti i miei organi e lei diventa un circuito risonante. Non so quanto sia in grado di risuonare questa mia collega qua, non lo so quanto. Ma sono convinto che lei, andando fuori di qui, comincerà a dire: oh, ma lo Spaggiari però non è che ha detto una serie di fesserie immotivate. No, dimostrate, non immotivate, dimostrate. E badate bene, e qui voglio sottolinearlo, perché noi medici, state bene a ascoltare quello che vi sto dicendo, noi medici classici, io sono un medico classico, non esiste la parola alternativa, eh? Io farò cancellare dal vocabolario alternativa. E noi medici continuiamo a vedere il nostro paziente e a valutarlo attraverso l'analisi delle masse di cui è composto l'organismo umano. Quindi parlo del fegato, parlo del pancreas, parlo del polmone, eccetera, eccetera, eccetera. E io vado sempre a vedere le masse, tocco, ah, mi fa male qua. E certo, sai, il fegato che deborda. Allora che gli fai fare? Facciamogli l'esame del sangue, sì, facciamogli l'ecografia, sì, facciamogli la TAC, sì, facciamogli la risonanza, sì. Beh, vediamo sempre solo le masse. Ma guardate che la fisica quantistica, visto questo termine ormai lo usano tutti, fa moda, quantistica, guarda, guarda come mi riempie la bocca, quantistica. Ma la quantità
artistica cosa ha fatto? Ha messo in crisi le conoscenze della fisica classica. Perché? Perché nella fisica classica la massa, il mio fegato, adesso tiro fuori il portafoglio, il mio fegato è questo, eccolo qua, ce l'ho in mano. Se lascio andare la mano, il mio fegato cade per terra. Ma la fisica quantistica si occupa dell'ultrapiccolo. Quindi dice, caro Sbaggiari, è vero che la massa è legata al peso del fegato. Ecco, lui, boom, è caduto per terra. Se tu non lo reggi in mano, cade per terra. Ma la fisica quantistica ha rivoluzionato il concetto di massa. Perché? Perché Einstein, poi noi parliamo sempre di Einstein, non sarebbe neanche tanto giusto, però Einstein è quello che necessariamente è forse il più noto, è quello che ha comunicato di più, è quello che ha scritto di più, ma dietro Einstein, nei primi del Novecento, ci sono stati dei fisici che hanno preso il Nobel e hanno collaborato alle considerazioni che arrivano da Einstein. E cosa sono quelle considerazioni? Che la massa è una forma di energia. Amici medici, orco, la massa è una forma di energia. L'energia io la vedo da medico, e certo, compio un lavoro, guarda, va che traffico, mi viene il fiatone, ho compiuto un lavoro. Ma non è quello il discorso dell'energia. La massa è energia. E l'energia come la esprimi? Attraverso un'onda. Attraverso un'onda. Attraverso un'onda, ve la disegno, guarda. Orco, allora io medico continuo a guardare la massa. E non so che dietro quella massa lì si nasconde l'energia sottesa con la massa. Ah cavolo, ma cosa hai voluto dirmi? Cosa hai voluto dirmi con questa frase che sembrerebbe non aver senso? Vuol dire che se io vi prendo una massa del fegato, badate bene, e io la comprimessi, la massa, la comprimessi a tale punto da identificarla con un punto, uno. Questo punto lo chiamo, quanto è il valore di quel punto lì? Ma sì, chiamalo uno, chi se ne frega. Dai un numero, uno, benissimo. Ma tutto il resto che io ho tra le mani, tutto il resto, che cos'è? Che cos'è? Energia. Energia. Cioè vuol dire che la massa che tu hai in mano, che concentra in un punto che vale uno, e tutto il resto quanto è? Circa 1 miliardo di volte. Avete capito bene? Circa 1 miliardo di volte. E io continuo a fare il medico nel modo classico, in cui io continuo a valutare le masse. Vuoi il polmone, vuoi il fegato, vuoi il pancreas, massa. Ma se riuscissi a vedere che cosa c'è dietro quella massa lì, sottesa a quella massa, c'è un'energia folle, 1 miliardo di volte, che è rappresentata da un'onda. E a questo punto vai a vedere l'onda. E come faccio? Certo, il problema è questo qui, come faccio? Ma oggi ci sono strumenti sviluppati da fisici, da ingegneri, da biofisici in grado di dire che al di là dell'attacco, al di là della risonanza che ti vede la massa, io capto l'energia legata a quell'organo per risonanza. E ritorniamo da capo. Ma allora noi siamo sistemi risonanti? Sì, ve l'ho già detto. Il fegato risuona con una frequenza, il pancreas risuona con un'altra, il rene con un'altra,
la C1 con un'altra, la C2, la C3, la C7, la S1, la S2, la S3. Ma allora voi capite che è una trasformazione. Non è una cosa diversa. È una cosa integrata, non diversa. E allora, devo dire che mi piacerebbe dimostrarvi una cosa, ma la butto lì solo perché... Hai ancora 15 minuti. Ah, beh, allora la dimostro. Allora la dimostro. Sembrerebbe quasi che io faccia un braccio di ferro ogni volta che qualche mio collega biochimico parla di biochimica, io ogni volta dico: ma questo è un genio, Madonna. Ma però quel genio lì come fa a farmi combaciare tutte le reazioni che arrivano nell'organismo umano, che sono tante e che viaggiano a una velocità bestiale, è la velocità della luce. Ma come fa A se deve fare la reazione con Z? A è qui, Z è qui, cavolo, come fa? Perché incontrerà B, C, D, E, F, G. Ma quanto cacchio di tempo impiega? Perché la reazione giusta è AZ. E come vi faccio questo esempio? Oh, mi prude la punta del naso. E gratatela, no? Io non mi grato il naso, mi prude. Pensate quante reazioni biochimiche devono succedere se io a questo punto devo alzare il braccio, devo piegare qui, devo puntare col dito qui, vado al naso. Devono esserci delle reazioni che funzionano velocemente, perché io devo guardarmi il naso adesso, no, non fra 10 minuti. E se le reazioni fossero sbagliate, il rischio che mi prude il naso e io mi gratto il collo. C'è qualcosa che non va. Come fanno questi qui a incrociarci? Perché vedete, faccio sempre questo esempio ai miei studenti universitari. Va bene, io sono un insieme di molecole, sì signore, bravo. Vai, le tiro fuori, le chiamo A, B, C, D, E, Z, le tiro fuori, stabilisco le condizioni di temperatura. Quanto è la temperatura del vostro corpo, del mio corpo? 37 gradi, bravo. Quanto è la pressione? Non lo so, la pressione, siamo qui a livello del mare, vabbè, la pressione atmosferica, benissimo. Considero il tempo, esagero, 5 minuti, ma quali 5 minuti? Ma le reazioni all'interno del corpo umano avvengono in microsecondi. Vabbè, chi se ne frega, dai, fai 5 minuti. Apro e che cosa trovo? Che la molecola A ha fatto l'intralazzo con la B, la molecola A ha fatto l'intralazzo con la C, la molecola A ha fatto l'intralazzo con la D. Eccetera eccetera, finalmente eccola là, la mia reazione a Z, eccola, la voglio, eccola qua, guarda, ce l'ho in mano. E tutto il resto lo butto in discarica. Questo è quello che viene nella chimica fuori dal corpo umano. E in interno, cioè le molecole fuori se la fanno con tutte, in poche parole, sono poco serie. Dentro, no, A se deve incontrare Z si fa la reazione a Z. E chi te l'ha detto? Ci deve essere qualcosa. E allora vi devo dire che già nel 1937 un grande scienziato, Gheorghi, ungherese, naturalizzato americano, che cosa ha detto? Ha preso il Nobel, lui l'ha preso. Non ha dimostrato, ha preso il Nobel, perché ha detto: ma lui che era un biochimico, sì, ma le reazioni avvengono in maniera giusta, al tempo giusto, per fare la reazione giusta. E chi è il regista?
e ha tirato fuori l'acqua. Arrivo, l'acqua, sì, l'acqua che oscilla, A oscilla, se A oscilla con la stessa reazione dell'acqua, quindi la stessa oscillazione dell'acqua, e Z, che è l'A, oscilla con la stessa frequenza di A e dell'acqua, si incontrano con la velocità della luce e forma la reazione AZ. Allora uno potrebbe dire, allora nel corpo umano avviene solo la reazione AZ. No, perché nel momento in cui A incontra Z, la reazione fornisce all'acqua energia e quindi l'acqua oscillerà adesso con una nuova frequenza di oscillazione, eccola qua. Quindi sarà in grado di attirare altre molecole. Ecco il principio. Allora la biochimica si avviene grazie al fatto che c'è la biofisica dell'acqua e il campo elettromagnetico che genera l'acqua. E allora arrivo al dispositivo. Sono partito dalla risonanza meccanica, sono andato alla risonanza elettronica, radio, TV, e a questo punto vi faccio vedere. Ma cosa c'è nel dispositivo che è in grado di esaminare, giustamente Giordo diceva, lo spettro di frequenza emesso dal cappello e dal suo bulbo? Lo spettro! Cosa vuol dire lo spettro? La gamma di frequenze rappresentate dal cappello. E io dove lo metto? Qua! Lo metto qui! Questo è un circuito risonante. Se io gli metto dentro il mio cappello, guarda caso, risuona sulla gamma di frequenze espresse dal cappello. Orco, ma questo qui allora non è una roba pazzesca. No, non è una roba pazzesca. È una roba fatta da qualcheduno che ha avuto un'intelligenza e che, pur essendo un medico, nonché medici non sono intelligenti ovviamente, ma ha saputo interpretare il senso dei circuiti di risonanza. E quindi ti ha preso un elemento, l'ha messo lì, e perché non ha preso un altro elemento? Alla domanda, visto che abbiamo parlato prima, Giorgio ha parlato dello sperma, dice, ma scusa, ma se tu ci mettessi una goccia di sperma, il circuito risonante rileva esattamente la cosa del cappello? Tutto lo spettro del cappello? No, signore. Perché vuol dire che la gamma di frequenza dello sperma è molto minore rispetto alla gamma di frequenza espressa, generata dal cappello. E allora, lo spettro di frequenza, guardalo qua, e adesso ci ragioniamo un attimo. Guardo voi, perché così vedete che me lo invento. Questa è l'intensità e questo è il tempo. Guarda, guarda che cosa esce dal tuo cappello. Oh, non capisco niente. Non capisco niente. Primo, perché questo disegno che io ho fatto è un disegno in cui il pennino è andato in continuazione. Ma io potrei esprimere questo disegno qui, guarda, facendo questo mestiere. Lo faccio per punti, eccoli qui, guarda, ecco. Cioè trasformo in poche parole questa curva che si chiama analogica in curva somma di puntini, ovvero digitali, in cui ogni puntino, questo, c'ha questo tempo e c'ha questa ampiezza, questo c'ha questo tempo e questa ampiezza, cioè rendo digitale la mia curva analogica. E allora, voi capite bene che io posso memorizzarla su un computer, dopodiché la trasmetto dove volete voi, in questo caso la centrale in Germania, e potevo mandarla al di là del mondo, perché le onde elettromagnetiche
Il codice, questo codice a punti, può essere facilmente trasmesso a distanza dove voi volete. E di là cosa ci sarà dall'altra parte? E ci sarà un sistema che riceve questo grafico, eccolo qui, lo confronta con milioni, milioni, milioni di grafici che sono stati valutati e in 15 minuti, anche meno, arriva la valutazione del vostro spettro che è stato confrontato con gli n spettri. E quindi quello, quando lui diceva ci sarà un coefficiente, eccetera, certo, è il confronto. Ma badate bene, e ci tengo a precisarlo e concludo con questo, che lo strumento non può essere considerato come uno strumento di diagnosi, ma è uno strumento di supporto, come può essere di supporto l'esame del sangue, come essere di supporto l'ecografia, come essere di supporto la TAC. È un esame che ti permette di integrare le tue conoscenze con una indicazione che è legata all'energia sottesa al cappello, all'energia. Noi esprimiamo spettri di energia e chi esprime il maggior spettro di energia completo oggi è il cappello. Chiudo con questa cosa, anzi con queste due cose. Io ho fatto per 20 anni il direttore generale dei più grossi ospedali della regione Lombardia e a questo punto si è posto il problema sulla droga. Le autorità giudiziarie hanno convocato i direttori generali nel dire vorremmo sapere se quell'individuo lì è drogato. Sarebbe bene fargli l'esame dell'urina. Ma come fai tu a fargli? È un esame cruento, perché se quello dice non mi scappa l'urina, non è che puoi mettergli un catetere, non puoi farlo. Ma a questo punto, con l'abilità che hanno i nostri questi urini eccetera, ti strappo due cappelli e vado a vedere che tu ti sei drogato. L'abbiamo risolta così. E allora voglio concludere con questo. Dobbiamo smetterla di essere settoriali. La medicina oggi si chiama medicina integrata e a pieno titolo io sono un difensore della medicina integrata. È il 19 di questo mese, meglio del mese scorso perché oggi è il 1 di dicembre, abbiamo insieme a dei colleghi medici e con la santa benedizione del Ministero della Salute abbiamo creato una società scientifica. Uno potrebbe dire ma con quante società scientifiche, porco Giuda. No, questa è una società scientifica che è un'associazione scientifica di medicina integrata tra la biochimica e la biofisica. E non è che l'abbiamo ancora comunicato. Perché non l'abbiamo comunicato? Perché stiamo attendendo il codice fiscale e la partita IVA. Ma sarà aperta a tutti. E il fatto che il Ministero della Salute ha detto benissimo, fa vedere chi chiami dentro. Chiamiamo dentro autorevoli persone. E l'apriamo a tutti. Perché è vero che noi siamo medici, ma ci sono i biologi che si occupano di alimentazione, ci sono altre professioni che si occupano di problemi legati alla salute e al benessere. E io vorrei dire, Giorgio, smettiamo di chiamare benessere. Facciamo così. Il benessere si deve dire ben lineetta essere, e poi vi correggo di nuovo. Ben lineetta essere, esserci, perché siamo noi gli attori, e quindi il ben esserci. Questo è quello, il segnale che voglio dire. E chiudo con una chiosa. Vi do un'informazione tenendo le dita incrociate
che probabilmente nasce il master biennale universitario internazionale, non solo nazionale, aperto ai medici ovviamente, ai biologi, ai farmacisti, ai veterinari e ad altre professioni, di medicina quantistica ed epigenetica. Abbiamo vinto la nostra battaglia.